Buongiorno e ben ritrovati. Vi propongo oggi un pollo al forno con le patate, ma cotto in una maniera particolare, con tanto sughetto e molto saporito. Sono sicura che potrà tornarvi utile anche in occasione delle prossime festività. Inizio cospargendo i fusi di pollo con il sale e il pepe, da una parte e dall'altra. Rivesto poi i cosci di pollo con delle fette di speck. Vi occorreranno circa 80-100 grammi di speck tagliato a fettine sottili. E poi un giuramento di rosmarino su ogni cosciotto. Prendo poi una padella, verso all'interno un paio di cucchiai d'olio. Taglio una carota a pezzi grossi. E la cossa di sedano. Divido a metà una piccola cipolla e aggiungo anche una foglia di alloro e faccio scaldare l'olio. L'olio è ben caldo, aggiungo il pollo. E lo lascerò rotolare bene su entrambi i lati. E bagno con 100 ml di vino bianco. A fiamma alta faccio evaporare l'alcol. L'alcol evaporato, posso spegnere e togliere il pollo. Ho qui 800 g di patate che ho già sbucciato e lavato. Le taglio ora a pezzi. Rimetto poi le patate nella ciotola. Le condisco con sale, pepe, un po' di rosmarino. E appena un filo d'olio. Metto nella teglia il pollo. Insieme a tutti i suoi odori e al fondo di cottura. Le patate. E metto in forno a 200 gradi. È pronto. Bello croccante fuori e con tanto sughetto. Il nostro pollo al forno con le patate è pronto. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani.